vai in diretta, spara. 3, 2, 1, via. Ciao a tutti, siamo nel comune di Carrara, nella passeggiata a Porto, nella località marina di Carrara. Stiamo raccogliendo le firme per dire stop all'amianto, perché qua abbiamo un grande problema. Da anni ci portiamo dietro grandi coperture nei capannoni di competenza dell'autorità portuale, che tra l'altro con la riforma del Rio l'hanno accorpato con l'autorità portuale di La Spezia, facendo un casino tra l'altro, perché sono due regioni diverse, Toscana e Liguria. E oggi abbiamo lanciato questa iniziativa per raccogliere le firme, affinché se un domani mai questo comune dovesse diventare un comune 5 stelle, poi abbiamo anche il nostro portavoce candidato a sindaco Francesco De Pasquale, vorremmo capire un po' queste 5 stelle cosa faranno qua. Allora, noi, la nostra storia parte già da lontano, perché già nel 2012 abbiamo presentato al Consiglio Comunale un'interrogazione per far rimuovere queste coperture in amianto, come possiamo vedere ancora oggi sono qua. Successivamente abbiamo fatto un'altra interrogazione per la rimozione delle tubature in amianto, perché purtroppo abbiamo l'amianto pure nell'acquedotto. Siamo riusciti a far approvare all'unanimità una mozione al Consiglio Comunale, però anche lì purtroppo chissà quanto dovremo aspettare per togliere l'amianto dall'acquedotto. Dobbiamo arrivare a una città senza amianto. Cominciamo oggi, o meglio, riprendiamo un percorso che abbiamo cominciato 5 anni fa e vediamo di portarla a termine, possibilmente con la prossima consigliera. Perché diciamo, chi ha, intanto seguiteci, vi facciamo vedere queste coperture con le nostre candidate attiviste che danno i volantini. Diciamo, per chi ha capacità di governo significa avere anche una capacità di definire le priorità e della presenza dell'amianto nelle tubature, diciamo in giro per il nostro comune, sicuramente l'amianto nelle coperture della passeggiata a Porto è una priorità, visto che questa è una zona molto frequentata. Vedete sulla sinistra, soprattutto alle intemperie e alla salsedine, che indubbiamente logora la copertura in maniera esponenziale, potremmo dire. E c'è un rischio altissimo, perché col vento molto forte, siamo proprio arrivati al mare, è già successo in passato, staccarsi e liberare quelle fibre. Soprattutto per chi abita e per chi frequenta i palazzi immediatamente qui a monte, che sono quelli più soggetti ovviamente all'esposizione alle fibre in amianto. Capite bene che la direzione del vento è quasi sempre in direzione monte, quindi il pericolo è proprio per chi frequenta le zone qui vicine. Ora, pian piano le fibre ovviamente si disperdono, per cui non è che chi abita più lontano ne basta un po' di abbia più problemi. Qua c'è anche un pezzo della copertura. Qua c'è un altro molto grosso, insomma, se ci avviciniamo lo vedete bene. E io da cittadino del comune di Carrara, prima ancora che da portavoce, vorrei un sindaco che si prendesse tutta la responsabilità della salute dei propri cittadini, quindi un sindaco che facesse sentire una voce forte per rimuovere tutte le coperture ancora in amianto. Certo, purtroppo qui abbiamo una complicazione, perché sino a ieri avremmo potuto farlo interfacciandoci direttamente con l'autorità portuale, che ha sede qui a due passi, si sarebbe potuto fare molto semplicemente. Oggi purtroppo dobbiamo riferirci a Spezia, e qui è ancora più complicato. Quindi, come vedete, la copertura in diversi punti è saltata, è stata anche sostituita con qualche rammendo qua e là. Quindi non c'è da sperare niente di buono in una copertura del genere. Qualcosa per fortuna è stato tolto nella parte più estrema laggiù, però il grosso delle coperture è ancora presente e quindi i rischi purtroppo li subisce la popolazione che frequenta questa passeggiata, che ricordiamoci è frequentatissima anche dai bimbi. Ragione, noi c'è da impegnarsi per la rimozione. Poi mi sembrava di averti sentito prima, che parlavi con dei cittadini, di un obiettivo ambizioso di proprio riqualificare questa zona, perché a parte necessita di una cura, di un decoro urbano che manca. Ad oggi è una città sporchissima, anche prima ci siamo dovuti spostare da qualche ricordo lasciato da cani che girano per il nostro comune. E qua è una passeggiata frequentatissima, che aveva bisogno anche di un decoro urbano,
come dire, di avere dei muri, non so, rivestiamo di legno, facciamo qualcosa, perché questo è uno, è un biglietto da visita della nostra città che vorrebbe vivere anche di turismo. Vorrebbe vivere soprattutto di turismo, possiamo dire. Il problema è che qui, come al solito, ci metteranno i bastoni tra le ruote, perché la competenza non è comunale, la competenza dell'autorità portuale. Noi vorremmo rivedere anche un po' il progetto del Waterfront, che avrebbe già i finanziamenti sui 4 lotti, però di questi 4 lotti 2 ci lasciano molto perplessi. Anche il lotto che riguarda la passeggiata sarebbe veramente interessante, se non fosse che vogliono mettere su cubature di cemento un po' indubbiamente eccessive, addirittura realizzare delle dune artificiali, quando per fare delle dune sinceramente non si capisce proprio la necessità, quando potremmo avere con questo, spendere quei soldi lì in modi di gran lunga migliori, più semplici, avere una passeggiata fruibile, una passeggiata soprattutto sulla diga Ferrari, veramente fruibile per tutti. Vogliamo che i soldi vengano spesi come sarebbe un buon padre di famiglia. Qua non sono uguali nemmeno a fare una rotonda, allora ve la facciamo vedere. Però questa è una cosa che una segnalazione che ci è arrivata dai cittadini. Vedete, qua ci sono i giochi per i bimbi e subito vicinissimi ai giochi ci sono le coperture di amianto di cui si parlava prima. Questo è uno dei problemi. Poi ripeto, vogliono fare le dune, non so. Per fare spettacoli all'aperto, ma fate in un modo che appena piove si crea una pozzanghera al suo interno e ci vogliono dei giorni prima che va via. Questa è una passeggiata bellissima che dà sul mare, ovviamente viene abbandonato, lasciato lì. Riguardo, visto che abbiamo oggi, la città, quindi la riqualificazione in che senso? Diciamo che l'intenzione è quella di appunto ricucire la frattura che c'è tra l'area industriale rappresentata dal porto e l'area residenziale che subita ricostruzione. Per fare questo ovviamente servono finanziamenti, i finanziamenti sarebbero stati trovati in parte dall'autorità portuale, il lato alla diga Ferraria, che purtroppo oggi, ancora oggi, dopo anni, anzi decenni, ancora necessario riqualificare appunto questa, ricreare questa cerniera, possiamo dire, tra l'area urbana, l'area abitata e l'area industriale del porto. Purtroppo il progetto che è stato presentato in origine prevedeva una muraglia, quindi addirittura una cesura invece che una cucitura tra il porto e il perimetro urbano. Successivamente, con un processo partecipativo, questo progetto è stato modificato, ovviamente in una lunga migliorata, però purtroppo presenta degli aspetti che non ci soddisfano, come un nuovo ponte alla foce del Carione, che sappiamo è un fiume a rischio idrogeologico, perché purtroppo esondato diverse volte negli ultimi anni. Prevede la realizzazione di cubature in questa zona, in questo lotto 3 del progetto. Cubature significa edifici di diversi piani per allocare negozi, ristoranti e quant'altro. E poi luce sul fondo una luna che non si capisce a cosa dovrebbe servire, fiorellini, piante, cioè si tratta di realizzare semplicemente una riqualificazione, non di inventarsi di sempre, di dare la possibilità di sfruttare la passeggiata della Campania, anche per la sua identica, e quindi si tratta di fare in modo di poterla rendere accessibile. Altri progetti strani come
possiamo vedere nel progetto che è stato presentato, sinceramente ci lascia anzi fare cose più semplici ma alla portata di tutti, che possano arrivare in porto, nel vero senso della parola, anche velocemente. Bene, vi salutiamo, spargete la voce, stop alla mia. Potete firmare nei prossimi banchetti che faremo oggi fino alle 18 e anche domenica prossima dalle 10 fino alle 18.